Ragazzi, buongiorno! Allora, video non programmato e anche un po' improvvisato, perché non sapevo che oggi sarebbe arrivato questo pacco, meglio, sapevo che sarebbe arrivato, ma non sapevo che sarebbe arrivato oggi. E quindi, visto che sono a casa da sola, che sono tranquilla, che ho un po' di ore davanti libero, ho pensato bene di aprirlo magari in vostra compagnia. Il pacco in questione, senza farlo cadere l'Eda magari, è questo. Che cos'è? Allora, io so che cosa contiene in maniera molto generica, perché contiene ovviamente dei libri, non so però che libri contenga. Me l'ha regalato, me l'ha mandato Lara del canale Castelli di Carta, che mi ha scritto che aveva piacere appunto mandarmi dei libri, e lei non mi ha detto che libri sono e io non ho voluto sapere che libri sono. Si tratta di libri che lei ha già letto, che aveva piacere di regalarmi, di mandarmi, quindi andiamo a vedere che cosa mi ha regalato. Allora, premetto che io con le forbici e i pacchi sono un disastro, qui c'è tanto di quello scotch da incartare, un albero di Natale, e premetto anche che io e Lara siamo un pochino all'opposto, cioè io sono il polo nord, lei il polo sud, io sono il bianco, lei il nero, come gusti siamo veramente gli opposti, quindi sono curiosa di vedere che cosa ha scelto per me. Allora, tra quanto ci rivediamo ragazzi quando ho aperto questo pacco. Quindi probabilmente fra 30 milioni di ore. Si chiama domani, non togliere la roba che è dentro, cosa dici Leda? Ma poi io e i miei muscoli assenti, porca miseria. E adesso? Faccio così? Aspetta, come ce la faccio? Ce l'ho quasi fatta, mi manca un lato. Ok, non si vede ancora niente, non si vede ancora niente. Calma, non si vede ancora niente. Ho visto un occhio, quindi penso che ci sia un fumetto dentro. Allora, calma, eh. Non sto guardando. C'è ancora dello scotch. Cerchiamo di non tagliarci le dita, possibilmente. Ok, ragazzi, ci siamo. Allora, non voglio guardare. Io sono così anche con i regali di Natale, me lo giuro, ma tanto che i miei genitori a un certo punto si scazzano e me lo aprono loro, perché io vi giuro che sono così con qualsiasi regalo. Allora, ecco l'occhio che vedevo. No, vabbè, no, ciao, ciao ragazzi, ciao. Ciao ragazzi, ciao, ciao proprio. Ma cosa dite, che se la prendo sopra il letto, Davide, posso dire qualcosa? Questo non lo conosco. Ti faccio vedere anche l'altra parte, ma non conosco questo anime, ma non ci importa perché abbiamo Sailor Moon. Oh, cioè, c'è anche rosa, quindi cioè, starebbe benissimo sopra il letto. Cioè, ditelo anche voi, starebbe benissimo sopra il letto. Convincete Davide che questo lo mettiamo sopra il letto. Cioè, guardate che bello. Ha proprio il rosa che è lo stesso punto di rosa delle pareti. Che parliamo di punti di rosa che poi gli uomini non capiscono niente. È lo stesso punto di rosa delle pareti. Questo va sopra il letto. Allora, aspettate, anche vado avanti. Ma cosa mi ha mandato? Dai, che carini, guardate! Non so se riesco a farvi vedere. No, sono degli sticker. Ma che belli! Ma guardate! Riesco a farvi vedere qualcosa? No, sono bellissimi! No, dai, che belli, che belli! Questi li uso per chiudere le lettere quando faccio qualche letterina, magari quando mandi i regali via per posta. Guarda, mi è arrivato un messaggio. Che belli, che belli, che belli. Oh, c'è qualcos'altro. Vabbè, Lara, cosa mi hai mandato? Play, ha, 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 am taro, ha, ha. Sì, va bene, scusate, torno in me. Io vi giuro che quando apri i regali sono così. Ma dai, ma che bello, avete messo gli sticker di Amtaro? Amtaro, insieme io e te ci divertiamo perché... Dopo aspettate, eh. Da, Lupe. Guarda che belli, ma dove le trovi queste robe, Lara? Cioè dai, avete visto? No, ce ne sono degli altri, sento, eh. Ah, ancora un toro! No, troppo belli, troppo troppo belli. Avete visto? C'è anche William Taro qua sotto. Sì, ciao, ne proprio, eh. No, beh, ce ne sono una marea, ragazzi. Amtaro. Ancora Amtaro! Aspettate, che ne sento ancora. No, cos'è questo? Ah, un topolino con... Guardate che glitteroso! Ma ciao proprio, adesso i miei regali, i miei biglietti di Natale, di auguri, sono veramente bellissimi. Mi sto sentendo qualcosa. Na! Pucca! Bellino! Io lo guardavo sempre Pucca.
aspetta che sento. Passo ai libri, penso. Cosa sono? Sento dei volumi piccolini. Oddio, non lo conosco. Serie completa, Mad Max, incontra True Detective. Ho letto cose peggiori, belle copertine. Questi sono i messaggi di Lara. Cioè, io questo non lo conosco. Non lo conosco, non l'ho mai letto. Ma che Mad Max io e Lara non lo conosco. Cioè, tu fra me e te. Giuro che ci provo. Giuro che ci provo, non lo conosco, ma giuro che ci provo. Aspettate, eh. Cosa mi ha mandato? Cioè, mi ha messo un biglietto per ogni cosa? Perché tutti dovrebbero avere almeno un numero di Lupo Alberto in casa. Lara, io ti dico che non ho mai letto Lupo Alberto. E fu così che Lara morì di infarto. Ma dai, giuro che leggo anche questo. Giuro, mano sul cuore. Io di Lupo Alberto conosco le vignette dei diari delle scuole e basta. Però giuro che lo leggo. Allora, aspetta. Aspettate. Questo è un CD, un DVD? Cos'è? Guardatelo con me. Miss Fitz, stagione 1. Ma dai, ma Lara, la prima stagione hai mandato. Sai che non, cioè, nel senso, l'ho sentito nominare. Ma no, non l'ho mai visto. Ma Lara, ma sei matta? Giuro che non lo conosco, cioè giuro che lo conosco ma non l'ho mai visto. Cioè lo conosco ma non l'ho mai visto. Ma questo? Io non l'ho visto, mi svisto. Questo qui è quello del trono di spade, quello... coso, aiutatemi, quello cattivo, non mi viene, non mi verrà mai il nome in questo momento. Bolto, no? Sì, Bolto. Sì che è lui, ma dai. Ecco. O no, non è lui, sì che è lui. È lui o non è lui? Per me sì. Comunque, guarderò anche questa. Allora, aspettate che arrivo. Qui c'è un libro. Qui c'è un libro. Mi è piaciuto, ma non lo rileggerò. PS, la bambola è sufficientemente creepy. Lara, sei un mito. Allora, autore, questo lo conosco, meglio conosco le copertine di questo autore. Io non l'ho mai affrontato, però mi è sempre incuriosito un sacco per le sue copertine così molto molto particolari. Fatemi sapere un pochino se lo conoscete. Questo si intitola Popco. Vi giuro che non lo conosco. Però, ripeto, conosco l'autore perché le copertine mi hanno sempre intrippato tantissimo in libreria. Quindi anche questo... lo aggiungiamo ai libri da leggere. Ovviamente se conoscete qualsiasi cosa di quello che vi ho mostrato o vi mostrerò, voi fatemi sapere qua sotto. Adesso che cosa c'è? Il diario di Susanna, una storia d'amore. L'ho letto, non è male, potrebbe piacerti. Questo ragazzo io proprio non lo conosco. Leggero e suadente come una brezza marina. Come sempre, se ne sapete più di me, fatemi sapere. Questo anche questo non lo conosco. E adesso... voi dovreste vedermi, ragazzi, aprire i regali di Natale. Ora sono una sagoma. Clive Barker. Allora, questo lo conosco. Lezione è pessima, ma fa sempre figo. Io di Barker ho letto qualcosa. Forse sì, forse no. Non lo so. Cabal. Questo mi sa che lo ha nominato. È possibile andare a Pennywise sul suo canale. Non vorrei dire una cavolata. Anche questo autore che non conosco, ma gli ho sentito spesso nominare, ma non ho mai affrontato. E quindi anche questo lo affronterò. Cioè, Lara, quante cose mi hai mandato? Qui c'è qualcosa di... ancora chiuso e sigillato. Che cos'è? Un fumetto scioglio vecchio stile. Fruit Basket. Questo lo conosco. Non ce l'ho, ma lo conosco. Questo è un po' dei miei tempi, non si dice, ragazzi. Resettiamo, cancelliamo. Questo di qualche anno fa, secondo me, perché me lo ricordo quando andavo in fumetteria. Quindi deve avere qualche anno. Fruit Basket. Io non so quanto roba mi ha mandato questa donna. E questo? Gente che rimane intrappolata in un morph. Ah, in un gioco di ruolo. Come si dice? Aspetta che arrivo, ragazzi, arrivo. Overlord. Anche questo io non lo conosco. Cioè, Lara, io avevo abbandonato i fumetti perché costavano un sacco di soldi. E ero riuscita a disintossicarmi della droga dei manga, Lara. Lara. Ok, andiamo avanti. Io sento. Stiamo per arrivare al fondo, ragazzi. Ci siamo quasi. Grisham, la casa dipinta direttamente dalle riserve di mia madre, povera madre. Grisham, non l'ho mai affrontato, forse avevo il socio suo, anche qui non sono sicura, era uno dei vecchi libri che mi arrivavano in omaggio con la bancarella, ancora quando ero proprio piccola, arrivavano i miei più che a me. E anche questo vi dico che non lo conosco, cioè non l'ho mai affrontato. Grisham ovviamente lo conosco,
però non l'ho mai affrontato. Ho finito. No, Lara, ragazzi, la Yankee. Oh, che buona Christmas Garland. Christmas Garland. Io e il mio inglese, ma che pronuncia veneta dell'inglese che ho. No, vabbè, ragazzi, ci vediamo quando ho finito di sniffare questa candela. Mamma, che buona! No, voi non potete capire. Ultima cosa, ragazzi, che cos'è? Aspettate che lo apro. No, ma che bello, ragazzi! Che bello! No, vabbè, questo è stupendo, ragazzi. No, no, questo adesso ve lo faccio vedere bene. No, che bello. Ah, beh, questi charms, questi bracciali così stile vintage, ditemi che non sono bellissimi. Allora, andiamo a farvi vedere. Ci sono diversi charms, dall'elefantino alla farfalla, al buffetto. Poi alcuni sono, vedete, smaltati, mentre altri sono proprio vintage, così stile bronzo. Beh, sono bellissimi, ragazzi, che questo me lo metto subito. Poi fa rumore, quindi 1000 punti perché fa rumore. E poi infine c'è il bigliettino. Aspetta che appoggio anche la scatola per terra. Cara Leda, ti invio cose che hanno bisogno di tutto l'affetto che non ho saputo dargli. Spero che ti arrivi tutto. Ce la faccio, sono dislessica. Io almeno ci ho provato. PS, questi sono i miei tentativi di scrivere come una persona normale. Lara. Lara, grazie, grazie, grazie. È tutto bellissimo. Tutti gli autori che io non conosco e sono curiosissima di affrontare. Ragazzi, fatemi sapere se conoscete qualcuno di questi libri. Io devo smettere di sbattere le mani. Se li avete letti, cosa ne pensate, se mai vi consigliate di partire prima da uno o dopo dall'altro, fatemi sapere. Grazie della compagnia che mi avete fatto nell'aprire questo pacchetto. E sì, io quando apro i regali sono così, vi giuro che sono così. Non guardo il contenuto anche quando apro quelli dei miei, di Davide, Natale, compleanno, io sono sempre così. Ragazzi, io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Vi mando un grande, iper mega gigantesco bacio e un bacio. No, vi mando un grande, iper mega gigantesco abbraccio e un bacione. Non ce la posso fare.